Il Chelsea non molla, smaltisce la fatica della gara di Europa League con il Vidi, vince 3-0 a Southampton e balza in testa alla Premier League. Clicca qui per leggere la classifica in coabitazione con City, differenza reti favorevole e Liverpool. Hazard firma il primo gol ed ispira il terzo, segnato da Morata nel recupero. Barkley realizza il 2-0 e festeggia la prima rete con la maglia dei Blues. Il portiere Kepa è decisivo nella ripresa, con due parate da urlo. La banda di Sarri va considerata a tutti gli effetti in corsa per il titolo, con questi numeri non si può considerare un'intrusa. I Saints perdono male, ma fa ancora più male il gol divorato da Ings a mezzo metro dalla porta sullo 0-0. Più facile segnare che sbagliare, ma l'attaccante riesce nell'impresa. Hazard. Nel primo tempo il Chelsea comincia a governare come al solito le operazioni, ma non affonda i colpi. L'errore di Ings con la porta spalancata è un colpo di frusta. Al trentesimo Barkley riconquista il pallone e serve Hazard, il belga entra in area e di destro non perdona. Punto, è il settimo centro in campionato per il fuoriclasse di Sarri. Al 37 apostrofo i Blues chiedono il rigore, Giroud cade in area, ma Paiuson vede bene. Nel recupero, Bertrand fallisce la seconda chance per il Southampton. Punto Barkley, la ripresa comincia con i Saints lanciati pancia a terra. Un paio di mischie in area creano qualche problema alla difesa dei Blues, ma al 57 apostrofo arriva il 2-0. Punizione calciata da William. Assist in acrobazia di Giroud e Barkley, di destro, accompagna il pallone in porta. Un salvataggio di Rudiger evita guai, poi sale sul palcoscenico Kepa con due interventi da urlo, il primo su Redmond con l'aiuto finale della traversa e poi su Ings. Desktop minore di Spentlas uguale notification / Spen City e Liverpool un passo avanti a noi. E quel gol. Gazzetta Cherix Link copia embedo copiati potrebbero interessare anche questo sito, utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto security warning, please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Morata, Morata, entrato al posto di Giroud, manca il 3-0 sull'assist sublime di Hazard, ma al 93esimo, nuovamente sul suggerimento del belga, lo spagnolo con un tocco elegante cala il tris. Dopo la firma sul successo sul Vidi, l'ex centravanti di Juve e Real Madrid segna ancora, il periodo nero sembra alle spalle. Arsenal, che manita, travolgente vittoria dell'Arsenal nel derby londinese contro il Fulham, valido per l'ottava giornata di Premier League. I Gunners si impongono per 5-1 grazie alle doppiette di Lacazette 29 e 49 e Aubameyang 79 e 91 di Ramsey 67 l'altra rete. Punto per il Fulham, gol di Schürrle. In classifica l'Arsenal aggancia in classifica il Tottenham con 18 punti a meno 2 dal trio Manchester City, Liverpool e Chelsea.